Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo test per un dispositivo auto, ma un dispositivo auto che è veramente per tutti, o meglio è veramente per tutte le auto, perché si può avere sia un'auto recente ma soprattutto diventa utilissimo per auto magari un pochino più datate, quelle auto che non hanno un sistema multimediale preinstallato, quindi già disponibile quando l'abbiamo acquistato, perché magari nell'anno di produzione di quell'auto non era ancora disponibile avere un sistema multimediale con Android Auto o Apple CarPlay. Ma oggi è possibile portare questi sistemi che ci danno un grande aiuto quando utilizziamo l'auto, perché comunque non ci fanno usare il telefono ma ci mettono a disposizione tutto quello che serve del telefono mentre stiamo guidando, e soprattutto lo abbiamo in un display molto più grande e messo in una posizione molto più comoda per vedere anche la strada. E per fare questo, diciamo, upgrade alle nostre auto magari un pochino datate, ci viene incontro lui, il Carpuride Display Touch. Ragazzi, un dispositivo pazzesco, sì, perché ci dà la possibilità, con una spesa non allucinante secondo me per quello che ci viene dato, come vedremo tra poco, di avere Apple CarPlay, di avere Android Auto, di avere AirPlay e di avere Android Cast, cioè tutto questo ci viene dato, e soprattutto lo potremmo fare senza nemmeno andare a collegare in maniera fisica, cioè con un cavo, il telefono a questo dispositivo. Come abbiamo detto, lui si adatta praticamente a tutte le auto, ma prima di andarlo a vedere in azione, di vedere come installarlo, guardiamo cosa troviamo nella confezione una volta che andate ad acquistarlo. Troviamo un cavo jack audio, un cavo per l'alimentazione che ha un attacco Type-C e l'adattatore per l'accendisigari dall'altra parte, una seconda videocamera che sarà possibile installare dove vogliamo, sia all'interno che all'esterno della nostra vettura, soprattutto se vogliamo metterla posteriore, che non siamo obbligati a utilizzare, ma è un accessorio che comunque troviamo in dotazione. Troviamo uno dei due supporti per fissarlo alla nostra auto, questa è la versione con il gel e la staffa semi rigida che ci permetterà appunto di fissarlo direttamente sul cruscotto. Poi troviamo il secondo supporto, che è un supporto a ventosa per fissarlo direttamente all'unotto anteriore della nostra auto, con varie regolazioni, anche la possibilità di essere allungato per avvicinare il display a noi, e una piastra per poter fissare questo a ventosa direttamente sul cruscotto col biadesivo o con le viti. Ed infine troviamo il manuale di istruzioni completamente in lingua inglese. Ed infine troviamo lui, il pezzo forte, il Carpuride Touch Screen da 9.3 pollici con telecamera incorporata che può essere orientata verso di noi o verso la strada. Veramente geniale questa cosa della videocamera, e soprattutto molto utile per inquadrare i passeggeri posteriori. Un prodotto ben fatto da un prezzo che sicuramente lo rende molto appetibile. Ed eccolo qua, il nostro display Carpuride HD IPS Touch da 9.3 pollici. Sì, perché lui è un dispositivo con una risoluzione veramente incredibile per essere un qualcosa che comunque non costa cifre eccessive. Lui è un dispositivo che costa meno di 200 euro, vi lascio qua sotto il link in descrizione con anche i coupon sconto se riesco ad ottenerli, e si adatta a qualsiasi auto. Guardate che bestia di display che è, e soprattutto ha qualcosa di veramente intelligente, cioè una videocamera. Sì, perché da questa parte abbiamo una videocamera che andrà ad inquadrare sempre la strada e registrerà in loop in maniera continua ogni volta che lui sarà acceso, quindi continuerà a registrare all'infinito, appunto per tenere sempre in memoria qualsiasi evento possa accadere mentre stiamo guidando. Ma se non ci interessa questa situazione, questa videocamera potrà
girarsi e a questo punto andrà ad inquadrare quello che sono i passeggeri posteriori. È orientabile anche per quanto riguarda l'obiettivo, quindi possiamo andare a direzionarlo come più preferiamo, quindi potremo parlare con quelli seduti dietro di noi guardandoli in una porzione di display o in tutto il display. Quindi veramente un prodotto pazzesco. Per quanto riguarda le possibilità di connessioni, le abbiamo tutte da questa parte. Abbiamo quello che è una presa Type-C, che è quella che abbiamo nel nostro alimentatore in dotazione, quindi Type-C che andrà collegata al dispositivo, mentre dall'altra parte abbiamo il classico adattatore dell'accendisigari, questo per alimentarlo. Dopodiché qua in alto abbiamo una presa jack audio che servirà per andare a collegare il cavo audio alla nostra auto, se la nostra auto avrà la possibilità di una presa jack. Quindi se la vostra auto ha la possibilità di inserire un cavo jack, collegate questo qua e dall'altra parte alla vostra auto. Non è obbligatorio averla nella vostra auto perché ci sono altre modalità di connessione audio che lui può avere con la vostra auto. Dipende ovviamente quanto è vecchia la vostra auto e che accessori aveva da questo punto di vista l'auto che avete acquistato, ma questo poi ve lo farò vedere tra poco quando andremo a parlare appunto dell'installazione. Dopodiché abbiamo quello che è uno slot per schede SD, una da 64 giga è già in dotazione, dove lui registrerà tutti i video che continuerà a filmare con la videocamera, quindi in loop, e andrà a cancellare ovviamente quelli vecchi per continuare a registrare. Poi qua abbiamo un altro piccolo jack, non so se riuscite a vederlo dalla videocamera, più piccolo di quello audio, serve per collegare quell'accessorio che abbiamo visto nell'unboxing, cioè questa, un'altra videocamera. Abbiamo un'altra videocamera che non siamo obbligati a utilizzare, se ci interessa l'andremo a collegare, altrimenti no, una videocamera che potremo andare a fissare o magari nella parte posteriore, diciamo, dei sedili della nostra auto, quindi per tenere inquadrate proprio tutta l'area dove magari abbiamo i bambini, quindi potremo tenere inquadrato ovviamente se stanno dormendo, se stanno giocando, se magari soprattutto abbiamo bambini molto piccoli, a vedere se si sono addormentati senza dover continuamente girarci, o poterla utilizzare come telecamera di sorveglianza posteriore o telecamera anche di parcheggio posteriore. Abbiamo un cavo ovviamente molto molto lungo per andare a collegarla e con questo jack andremo a collegarla direttamente nel nostro CarPool Reader touch screen. Quindi una possibilità in più che non siamo obbligati a utilizzare, ma se volessimo possiamo utilizzare anche questa soluzione. Per fissare lui alla nostra auto abbiamo due possibilità, tutte e due molto molto semplici. Allora, abbiamo la possibilità di utilizzare lui, dispositivo con ventosa, che potremo andare a fissare o al vetro della nostra auto o su quello che è il cruscotto della nostra auto. Ovviamente al vetro della nostra auto lo andremo ad attaccare direttamente con la ventosa, e poi abbiamo anche questo braccio allungabile per far arrivare il nostro display più vicino a noi, ovviamente totalmente orientabile e con questa possibilità di sgancio rapido. Quindi se volessimo possiamo sempre andare a sganciare il nostro display e portarcelo via nel caso non volessimo lasciarlo in auto, se magari parcheggiamo in zone un po' particolari. O potremmo utilizzare questa piastra per fissare sempre la ventosa, ma non al vetro ma al cruscotto, quindi fisseremo lei con il biadesivo in dotazione o con le viti al cruscotto e potremo andare a fissare direttamente lui a quello che è l'appoggio sul nostro cruscotto. E poi abbiamo un'altra soluzione, che è quella che andrò ad utilizzare io oggi, che è questa, la possibilità di utilizzare questa piastra, che vedete è morbida sotto perché così può seguire quello che è la forma del cruscotto. È orientabile, sì, abbiamo sempre un gradi di orientamento sia verso l'alto che verso il basso, che verso destra che verso sinistra, e utilizzeremo per fissare lei questo, che non è un biadesivo ma è un adesivo in gel. L'adesivo in gel, per chi non lo sapesse, è un adesivo molto forte, molto aggressivo per quanto riguarda l'appiccicamento sulle superfici, ma poi si può rimuovere senza che lasci nessuna traccia di colla. Quindi questo va attaccato sul nostro cruscotto e poi andremo a mettere lui sopra all'altra parte di gel adesiva. Per prima cosa adesso vediamo dove io andrò ad installare appunto questo display. Lo installerò sulla Hyundai i10 di mia moglie, che non ha praticamente niente di tecnologico, quindi andrò innanzitutto a rimuovere quello che è il supporto del telefono che ha usato fino adesso, che tanto
non serve più perché non avrà più bisogno di utilizzare questo accessorio. Dopodiché vedete che quello che è la plancia riguardante l'autoradio è diciamo una tipologia che non ha niente di smart, niente di tecnologico, e non può avere nessun collegamento tramite diciamo Apple CarPlay o Android Auto. Abbiamo solo una connessione Bluetooth per quanto riguarda il telefono e basta. Qua sotto vedete abbiamo tutte le prese disponibili, abbiamo la presa AUX che è quella che ci servirà per il collegamento audio, in questo caso io la andrò ad utilizzare, abbiamo una presa USB che è quella che diciamo normalmente viene utilizzata per collegare le chiavette USB per ascoltare la musica, dopodiché ecco qua che abbiamo la presa 12 volt per quanto riguarda l'accendisigari, che è quella che andremo a utilizzare per alimentare il nostro dispositivo. Allora, per chi non avesse la presa AUX per l'audio, questo dispositivo ha varie possibilità di comunicazione. Praticamente può utilizzare il Bluetooth se la vostra auto però consente il Bluetooth audio. Cosa vuol dire? Non solo per le telefonate ma anche per la musica. Se la vostra auto vi permette di ascoltare la musica tramite il telefono con una connessione Bluetooth, allora utilizzerete quella possibilità. Se avete il cavetto, come in questo caso, utilizzerete il cavetto. Se non avete nessuna di queste due possibilità, potete utilizzare l'altoparlante che avete qua inclusi nel nostro display, quindi l'audio uscirà direttamente da lui, quindi sarà totalmente indipendente dalla vostra auto per quanto riguarda l'audio, o come ultima possibilità, nel caso vogliate avere l'audio in quello che è l'impianto diciamo dell'altoparlante della vostra auto, potrete andare, se già non l'avete, ad acquistare quegli accessori che vanno inseriti negli accendisigari, perché comunque le auto hanno più di una porta accendisigari, tipo questa ne ha due, una lì dove abbiamo visto adesso e una vicino al freno a mano. Nell'altra bocchetta degli accendisigari andrete a mettere quegli accessori che trasmettono l'audio tramite quello che è l'FM, cioè tramite una banda dell'autoradio, quindi l'audio uscirà appunto in quella situazione. Avete quattro possibilità di utilizzo audio, quindi scegliete quella che più vi aggrada. Comunque, nel caso peggiore, potrete sempre utilizzare l'audio che arriva da lui e siete totalmente indipendenti. Quindi a questo punto andiamo a mettere la piastra di fissaggio con il nostro gel. Schiacciate veramente forte perché il gel ha bisogno di tanta pressione per fare aderenza, soprattutto sulle plastiche che sono quelle del, diciamo, dei cruscotti delle auto, che non sono totalmente lisci ma hanno delle porosità, quindi schiacciate veramente forte per far prendere la forma al gel anche delle porosità della plastica. Andate a mettere la piastra di plastica, fate seguire bene la forma del gel che avete messo, lei comunque si piega come vi ho fatto vedere perché la plastica, questa plastica è morbida, quindi andrà a seguire la forma e vedete che diventa un blocco unico. Il gel è veramente, se è di qualità, è un materiale incredibile per fare da biadesivo, è qualcosa di pazzesco perché poi non lascia traccia di residui, di colla, di niente, e si può tranquillamente rimuovere quando si vuole. Quindi schiacciate forte, sto sudando. Ok, guardate che stabilità. Quindi una volta fatto questo andiamo a collegare quello che sono le prese di alimentazione e audio alle prese dell'auto. Quindi andrò a collegare la presa jack alla mia auto e andrò a collegare l'adattatore accendisigari per alimentare il nostro dispositivo alla mia auto. Qua dietro abbiamo una presa USB che rimane disponibile anche per la ricarica del telefono se dovessimo averne bisogno. Una volta fatto questo andiamo a collegare i nostri cavi al nostro dispositivo, quindi cavo jack e poi il nostro cavo Type-C che è quello che andrà ad alimentare il nostro display. Perfetto, a questo punto basterà andare ad agganciare il nostro display premendo sulle guide che andranno ad incastrarsi dietro al nostro display, poi potremo andare ad orientarlo come abbiamo visto con un po' di gradi di orientamento. Quindi il nostro display adesso è pronto, la telecamera è girata verso di me, a questo punto basterà andare ad accenderlo. Diamo corrente all'auto e vedete che il display si sta già accendendo, il nostro CarPlay Reader è già pronto, tutto è touch, vedete che ha già iniziato a registrare, in questo momento sta registrando me, anzi la giro la videocamera verso di me e vi faccio vedere subito questa chicca. Entro in quello che è la videocamera,
Ed eccomi qua. Ciao ragazzi, questo è quello che sta inquadrando lui. È una qualità incredibile, vedete, 2,5K con codec H.264, quindi è un ultra HD, quindi una risoluzione veramente molto molto alta per quanto riguarda appunto questa possibilità. La possibilità poi, come abbiamo visto, è questa, che possiamo andare a orientare la videocamera verso l'esterno della nostra auto, meglio verso il frontale della nostra auto, e potremmo vedere le macchine davanti a noi, o meglio tutto quello che succede davanti a noi, perché comunque lui continuerà a registrare. Adesso torno e lo rigiro verso di me, e la cosa bella ovviamente di questa cosa, che non è per inquadrare me ma per inquadrare qualcuno che sarà seduto dietro. Infatti, se adesso io mi sposto, posso diventare passeggero, quindi chi è davanti può continuare a vedermi senza girarsi e diciamo avere comunque sotto controllo la persona che c'è dietro, perché comunque con i bambini si tende sempre a girarsi per parlare appunto con loro. Adesso però è meglio che torno davanti, perché dietro magari anche no. Allora, perfetto, eccomi qua ancora. Allora, abbiamo detto, questa è la possibilità che abbiamo. Andando a cliccare qua ovviamente potremo andare a scattare anche una foto. Abbiamo tante possibilità, cliccando sulla casetta torniamo nella home. Come vedete qua abbiamo Apple CarPlay, Android Auto, che è la possibilità che ci viene data per utilizzare i nostri telefoni, indipendentemente appunto dal sistema operativo iOS o Android, in modalità wireless. E la cosa bella è che se utilizziamo Android Auto o Apple CarPlay abbiamo la possibilità di avere quello che è la videocamera posteriore, non per forza grande all'interno, dove sì potremmo averla, ma potremmo avere quello che è diciamo una porzione di questo mega schermo da 9.3 pollici, un angolino dove avremo la videocamera posteriore, e poi invece avremo Apple CarPlay o Android Auto in questa porzione. Ma adesso vi faccio vedere. Per andare ad associare il nostro telefono, in questo caso un iPhone, Apple CarPlay, ma la stessa cosa sarà per Android Auto, è praticamente identico e poi viene spiegato tutto benissimo. Apple CarPlay, adesso vedete che c'è la porzione della videocamera come vi ho detto, però qua manca Apple CarPlay perché il mio telefono in questo momento non è abbinato. Allora, per fare questo potremo leggere le istruzioni, eccole qua in italiano, vedete, e ci spiega cosa dobbiamo fare. Quindi entrare nel Bluetooth e selezionare la voce Carpuride BT-E71. Quindi adesso entriamo nel nostro telefono, andiamo in Bluetooth, seleziono la voce Carpuride, vado a fare abbina, consenti, andiamo a dire usa CarPlay. Gli diamo un attimo che faccia l'abbinamento ed ecco qua che abbiamo Apple CarPlay, quindi tutto il sistema Apple CarPlay all'interno della nostra auto, che fino adesso non sapeva nemmeno cos'era Apple CarPlay, perché quello che aveva era questo, un piccolo display con l'ora, la data e la canzone che scorreva dalla chiavetta USB o quello che era la stazione della nostra autoradio. Questo display, ragazzi, ha il sistema della luminosità regolabile automatico, quindi andrà da solo a regolare la luminosità in base a quanta luce c'è nell'ambiente. Potremo andare a disattivare tutto questo ovviamente uscendo da questa schermata di Apple CarPlay, tornando nella schermata home, andando in impostazioni, vedete che abbiamo tutte le possibilità, quindi abbiamo fotocamera, andremo a regolare tutte le opzioni delay di questa fotocamera, potremo scegliere varie impostazioni o sistema, e potremo andare a regolare tutto il sistema, compresa la lingua, che all'inizio ovviamente non sarà in italiano, ma basterà andare a cliccare qua e selezionare la lingua italiana, quella che ho fatto io ovviamente, regolare l'ora, fare gli aggiornamenti firmware, cioè veramente abbiamo un sacco di possibilità. Qua abbiamo altre regolazioni, vedete luminosità, che in questo momento è regolazione automatica, quindi decide lui in automatico che quantità di luce dare al display, che luminosità dare in base alla luce dell'ambiente. Potremmo andare a disattivarlo e regolare noi in manuale. Qua abbiamo anche il salva schermo, che potremmo decidere dopo quanto tempo vogliamo che vada in salva schermo il display. Poi, tornando invece sempre a quello che è la schermata home, abbiamo sempre, come abbiamo detto, Android Auto, che per l'abbinamento è la stessa cosa di Apple CarPlay. Adesso, se io vado in uscita audio, posso selezionare il tipo di uscita audio. Speaker saranno gli altoparlanti del nostro display, BT audio sarà il Bluetooth audio della nostra auto, quindi il nostro smartphone comunicherà in Bluetooth con il nostro sistema, ovviamente se questa possibilità già la nostra auto ce l'ha, altrimenti non potremmo utilizzarlo. FM, se utilizziamo un accessorio che trasmette sulle frequenze dell'autoradio per andare a collegare il nostro telefono e far passare l'audio, quindi dovremo selezionare poi la frequenza audio.
o utilizzare AUX, cioè il cavetto jack che ci permetterà di trasportare l'audio direttamente all'interno della nostra audio quando esce da questo dispositivo. Infatti, se io adesso vado ad accedere in Apple CarPlay, vedete com'è reattivo, è connesso Bluetooth al telefono ma è veramente super reattivo. Posso andare a far partire quello che è in riproduzione su Apple Music, quindi in questo caso vedete sta andando ma l'audio non c'è. Perché non c'è? Perché l'audio che è collegato, come avete visto, ho selezionato la voce AUX, quindi quella con il cavo, il volume è basso, devo andare ad alzare il volume dell'audio della mia auto. E vedete che lo sento negli autoparlanti della mia auto, quindi questo è veramente geniale per quanto riguarda appunto le possibilità che abbiamo di collegare l'audio. È per questo che questo dispositivo va bene per qualsiasi auto, perché praticamente copre tutti i sistemi, sia audio che video ovviamente, perché poi basta avere una presa dell'accendisigari e tutte le auto hanno una presa dell'accendisigari. Per tornare alla home, come avete visto, possiamo tornarci da qua o altrimenti col tasto che appare qua così in sovraimpressione, vedete, possiamo andare a fare queste regolazioni e tornare nel tasto home. Questo è quello che riguarda l'audio della nostra auto. E poi abbiamo un'altra possibilità, che ovviamente è Apple CarPlay o Android Cast in base al nostro telefono. Io in questo caso utilizzerò Apple CarPlay. Per chi non lo sapesse, queste due funzioni fanno il mirroring del telefono, quindi trasportano lui all'interno del display da poter utilizzare appunto le sue applicazioni direttamente nel nostro display. Per fare questo bisogna andare a sospendere Apple CarPlay. Per fare questo basterà entrare nel wifi del telefono, andare a riattivarlo, vedete, disconnetti questo dispositivo. Adesso io ho disattivato Apple CarPlay, vado a selezionare Apple AirPlay e qua ci dà tutte le istruzioni. Se clicco qua ci sta proprio la spiegazione completa di tutti i passaggi, quindi semplicissimo. Basterà entrare nel wifi del nostro telefono, andare a selezionare la rete wifi 11.8e71, quella che a me suggerisce in questo momento, e andare a inserire la password 12345678. A questo punto avremo quello che è AirPlay già funzionante nel nostro dispositivo. Infatti, se io adesso esco, torno nella home e vado a fare il mirroring del mio telefono con il tasto appunto di mirroring, vedete che c'è Smart Screen, che sarebbe lui. Quindi se io ci vado a cliccare sopra, nel giro di qualche secondo il mio telefono apparirà in questa schermata ed ecco qua il mio telefono. Quindi tutto quello che è il mio telefono, vedete, è all'interno di questo. Questo cosa vuol dire? Cos'è il vantaggio di questa opportunità? Di poter utilizzare applicazioni che normalmente non sono concesse all'interno di Apple CarPlay o di Android Auto. Per esempio YouTube, se io vado ad aprirlo, vado a selezionare i miei video, ok, ne faccio partire uno a caso, giro il telefono, lo metto in orizzontale ed ecco che ho il mio video. Se vado ad alzare il volume, modem router, e lo faccio ovviamente c'è l'audio all'interno della mia auto e posso guardarmi tutti i video di YouTube ovviamente all'interno della mia auto facendo il mirroring del mio telefono. Uno, diciamo, dei vantaggi che una volta si poteva avere con queste funzioni era sicuramente la possibilità di utilizzare applicazioni per serie TV e video, quindi una volta che noi avevamo l'account, che ne so, di Netflix piuttosto che di Amazon Prime piuttosto che Disney, potevamo fare il mirroring. Adesso non si può più fare, nel senso che il mirroring, se utilizziamo quelle applicazioni, viene bloccato appunto per quanto riguarda la schermata video, si sente solo l'audio per un discorso ovviamente di copyright e tutte queste cose. Ma le applicazioni che trasmettono video tipo RaiPlay lo permette di fare il mirroring, o tipo YouTube lo permette, quindi potremmo avere queste possibilità. E un'altra cosa che volevo farvi vedere è questa. Allora, andando a sospendere, bisogna andare sempre a sospendere quello che si stava facendo col telefono, perché quello che faremo adesso è sempre tramite telefono. Quindi vado a sospendere il mirroring, quindi non avrò più il mirroring, l'ho sospeso dal telefono. Vado a selezionare video wifi, faccio conferma. A questo punto avremo la possibilità, ovviamente scannerizzando questo QR code, ci farà scaricare un'applicazione sia per iOS che per Android, per poter accedere alla videocamera direttamente dal nostro
telefono. Qua avremo le istruzioni più dettagliate, vedete, scannerizzare il QR code, poi nell'applicazione andremo sempre a selezionare ovviamente la rete wifi, ma è sempre quella precedente, quindi ce l'abbiamo fatto già per quello che abbiamo fatto in quel poco fa, quindi l'AirPlay non dovremo più fare il passaggio ovviamente per quanto riguarda la rete wifi, ma utilizzare solo l'applicazione che si chiama Vidur. Ci dà la possibilità, se io adesso vado a cliccare e aprire l'applicazione, si andrà a collegare, vedete, collega macchina fotografica. A questo punto si prega di connettere la fotocamera in cui il nome wifi carpool reader è ok. A questo punto vado a selezionare appunto la rete wifi che avevamo in precedenza. Una volta selezionata vado ad aprire l'applicazione ed ecco qua, vedete che lei sta trasmettendo qua quello che inquadra lei, ma lo vedo anche tramite il telefono perché comunque abbiamo una connessione wifi che ci permette appunto di vedere tutto questo. E la cosa utile ed interessante di questa cosa, a parte questa live, è la possibilità anche di accedere a quello che sono i file della videocamera, quindi cliccando sulla, diciamo, la scritta in basso, vedete tutti i file che ha registrato appunto durante questo video che ho fatto in questo momento. Abbiamo ogni file e potremmo, andandoci a cliccare sopra, a fare scarica e scaricarlo direttamente nella memoria del nostro telefono, quindi nella galleria del nostro telefono, che secondo me è una cosa veramente utile se nel caso dovessimo aver bisogno di questi file, magari per un incidente, piuttosto che di poter utilizzare questa possibilità. E l'ultima cosa che volevo farvi vedere adesso è la possibilità dell'altra videocamera, cioè la possibilità di usare quest'altra videocamera, che basterà andare a collegare con il cavo jack nell'apposita presa. Una volta inserito il cavo jack, ecco qua che abbiamo subito la videocamera. La videocamera adesso, vedete, mi sta inquadrando al contrario, ok, adesso sono dritto, ed eccomi qua con un'altra telecamera ad alta risoluzione, regolabile ovviamente, che ci dà la possibilità di poter essere fissata dove vogliamo tramite queste viti o con del biadesivo, quindi potremmo metterla per inquadrare i sedili posteriori, quindi messa magari in una posizione diversa da quella che può fare questa, e questa tenerla girata frontalmente, o portarla attraverso tutta questa matassa di cavo fino a dietro come telecamera di parcheggio. Infatti ci segnerà le righe di parcheggio nel caso le volessimo, quindi con gli indicatori di parcheggio, di ingombro, o anche come telecamera appunto di sicurezza per quanto riguarda appunto gli incidenti o i tamponamenti posteriori. Se io adesso vado in videocamera, vedete che ho entrambe le videocamere, ho questa da questa parte e questa da questa parte. Questa qua si vede che sono io perché la continuo a muovere e tra un po' vomitiamo. Quindi ragazzi, questo è il display Touch CarPro Reader, un display che vi permette di avere un'auto smart, un'auto tecnologica, un'auto con Apple CarPlay o Android Auto e altre funzioni interessanti sulle auto che non sono nate per avere tutto questo. Quindi un qualcosa di veramente fantastico, soprattutto per utilizzarla come navigatore, perché comunque in Apple CarPlay o Android Auto abbiamo i loro navigatori, quindi tutto comodo senza utilizzare il telefono e soprattutto tutto questo wireless, con la possibilità ovviamente di guidare più in sicurezza e soprattutto avere tutto sotto controllo anche con la videocamera orientabile e in più anche quella posteriore nel caso volessimo utilizzarla. Vi lascio qua sotto il link in descrizione per acquistarlo. È un dispositivo che costa meno di 200 euro, con il coupon sconto scende anche intorno ai 170-180 euro, quindi trovate tutto qua sotto in descrizione, ed è un dispositivo, ragazzi, che si adatta a tutte le auto. Basta avere una presa dell'accendisigari e avete tutto. Poi per quanto riguarda l'audio, con tutte le possibilità che avete, praticamente una di quelle possibilità c'è, e poi comunque c'è sempre l'audio suo, quello che riesce a far uscire lui dai suoi altoparlanti, quindi basta avere in realtà solo una presa dell'accendisigari e siete sicuri che potete utilizzare questo CarPro Reader display Touch. Quindi se questo mio video in cui ho portato questo accessorio per auto anche non nuovissime per rendere tecnologiche e smart vi è piaciuto, l'avete trovato utile e interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove ho portato novità, tante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test.
un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video!